Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto zucchettaleggio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, zucca tagliata a cubetti, taleggio tagliato a pezzetti, scalogno, olio evo, dado vegetale bimbi, sale, acqua, pepe nero, rosmarino, burro e parmigiano. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la zucca. Grammi di acqua e cuocere per 8 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il riso ed azionare il bimby per 2 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il resto dell'acqua, il dado, il sale, il pepe nero, mescolare a fondo con la spatola e cuocere per 13 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il taleggio il burro. Il rosmarino e il parmigiano. Amalgamare con la spatola ed azionare il bimby per 2 minuti senza temperatura, antiorario, velocità soft. Il risotto è pronto, impiattare e servire. Risotto zucchettaleggio. Grazie e alla prossima ricetta!